Salve a tutti, con questo microvideo intendo spiegare come caricare un file su YouTube e condividerlo a un corso, un gruppo, una persona o renderlo disponibile a se stesso. Dopo essere dentro utilizzando YouTube. YouTube è una funzione di Gmail e in questo caso noi stiamo usando la mail del corso didattica per inclusione gmail.com e dalla schermata di Gmail non faccio altro che entrare dentro l'ambiente di YouTube. Una volta dentro l'ambiente di YouTube ho una serie di opzioni. Sono già dentro con password, quindi ho diritti di modifica e cambiamento. Vado in gestione video e prima di tutto devo creare un canale perché non esiste finora. Il canale si chiamerà Didattica per inclusione col nome del corso. Qua provo a vedere se accetta due rigoline. Nome del canale didattica per inclusione, una categoria arte, sport, altro, i contenuti su qualsiasi YouTube, accetto i termini, fine. Bene, adesso vado a caricare un video. Bene, non mi interessa. Carica. Cliccandola sulla schermata carica si apre questa finestra che mi permette o di trascinare dentro un video oppure di andare a cercarlo cliccando. Poi dopo andrò a fare dei cambiamenti sulla condizione di scelta. Io faccio la cosa più semplice, prendo un file video che mi sono preparato su un altro schermo e non faccio altro che trascinarlo qui dentro. Ecco, il caricamento sta avvenendo. Fra 2 minuti è un video piccolo, è una videoguida di VLC su come scaricare, come tagliare un video. Però quello che mi interessa è le funzioni di organizzazione. Allora, VLC videoguida. Qui dentro la chiamo video lezione, la descrizione una video lezione su VLC, programma per gestire qualsiasi formato video. E i tag sono quelli che li fanno riconoscere a internet se una qualcuno la cerca, e quindi scrivo video lezione VLC, virgola, per mettere il secondo tag, e anche Fusillo Francesco. Così se qualcuno cerca il mio nome trova anche le cose che io ho fatto. Ecco, Fusillo Francesco. Trova anche, virgola, ecco, questi sono i tag. Porca miseria. Bene. Adesso quello che è importante sono le condizioni di privacy, che sono queste. Pubblico non elencato, privato. Pubblico se voglio che lo vedano qualsiasi persona con semplicemente una ricerca su internet, o privato se voglio che sia visto da qualcuno in particolare, e allora dovrò dire quali sono le mail. A me interessa pubblico, però mi interessa sottolineare questo aspetto. Impostazioni avanzate, perché a me interessa che sia Creative Commons, cioè che tutti possano vederlo, e se vogliono collegarlo ai loro siti basta dire che è un prodotto fatto da Fusillo Francesco, o dichiarare la provenienza e non modificarlo, lasciarlo così com'è. E questa è una cosa che mi interessa. Poi non mi interessa più nient'altro. Basta. Questo è il link, il collegamento del video che posso copiare e mandare in posta o mettere sul mio in posta elettronica o farne quello che voglio, insomma. E questa è finito il collegamento. Poi ci sono le miniature. Allora, io intendo usare questa come miniatura. Quando uno
vedrà questo all'inizio, si vedrà questa immagine come punto di partenza. Il caricamento è andato a buon fine, adesso è online e per verificarlo apro una nuova scheda, incollo il collegamento, clicco invio ed ecco il video caricato su YouTube. Perfetto, non c'è altro da dire. Non c'è altro da dire. Il video è andato su, adesso lo sto vedendo e come si vede è perfettamente operativo. Buona sperimentazione, Fusillo Francesco per questo corso didattica per inclusione.